lo possiamo trovare a passeggio sul lungomare quando la salute glielo consente. So che anche sostiene la squadra di hockey il Forte dei Marmi e ora ultimamente ha fatto una donazione per i bambini dell'Ucraina. Il suo pensiero per quanto riguarda la guerra mi sembra che sia abbastanza verso la pace. Stanno parlando di Oleg Tinkov, uno degli uomini più ricchi di Russia. Nell'ultimo periodo la sua voce si è elevata contro Putin e la sua guerra. Malato da tempo, vive gran parte dell'anno a Forte dei Marmi. Giorni fa ha donato 50.000 euro all'amministrazione per favorire l'integrazione scolastica dei bambini ucraini scappati dal conflitto. È una cifra importante e fa capire quanto questa persona tenga al paese e quanto si stia schierando in questo momento difficile per sia l'Ucraina, ma anche per tanti russi che non vivono bene questa situazione. Le sue posizioni contro Putin erano note? Lo scoppio di questa guerra le ha enfatizzate molto probabilmente, è venuta fuori questa sua posizione netta. Lo fa a suo rischio e pericolo, infatti lo stanno dimostrando, però lo fa anche col cuore, come abbiamo visto con questa importante donazione. In una intervista al Corriere della Sera, Tinkov ha detto di avere paura. Andiamo nell'azienda di famiglia a Forte dei Marmi e incontriamo l'amministratrice Roberta Buzzi. Per ragioni di opportunità non vuole apparire. Ci racconta di un Tinkov preoccupato da un lato per le sanzioni economiche che hanno colpito le sue attività in patria e in Europa e dall'altro per l'incolumità sua e della sua famiglia. Ma per i dissidenti russi, Forte dei Marmi è una città sicura? Assolutamente sì. E tu ti senti in pericolo qui in Italia? Non mi sento. Mi sento in pericolo quando sto in Russia. Lei è Katia, figlia dell'imprenditore russo Ilya Myachenkov, attivo in Versilia. Anche la sua è una storia di dissidenza. Io vivevo a Mosca e insegnavo ai bambini. Perché è scappata? Perché è diventato troppo pericoloso per stare in Mosca alla gente che è contro Putin. Cosa ne pensi della posizione di Tinkov? Anche se non ha scelto Putin, non poteva cambiare niente, sente la responsabilità di quello che succede e penso che sente la necessità di aiutare, di fare qualcosa. E quando pensi di tornare in Russia? Quando Putin è morto.